Salve a tutti amici di Tech Different, è arrivato in redazione un pacco che non nasconde uno smartphone, ma nasconde un accessorio. Plantronics è la marca, Voyager Legend CSHL10 è il modello. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Apriamo la confezione, troviamo manualistica classica, vabbè, non ci serve più di tanto. E ecco svelato il nostro Plantronics, un auricolare. Flessibile, morbido, fatto di materiale gommato, materiale metallico invece qua, auricolare classico. Normale. Bilanciere del volume posto qua dietro, tasto accensione spegnimento, slot per la ricarica. Posto invece sul corpo vero e proprio dell'auricolare abbiamo un tastino qua e un altro tasto posto qua sopra. Ad un primo impatto direi che è molto interessante come prodotto perché, nonostante sia fatto di materiale plastico e quindi flessibile, ispira subito una sensazione di robustezza. Continuiamo con il nostro unboxing, però. Ecco qua un cavo che serve per connettere la nostra vasetta di ricarica, questa, con un telefono fisso. Sì, perché non ci servirà altro che collegare con l'apposito cavo la nostra vasetta, con l'altro lato il telefono, quindi togliamo la cornetta, anzi questo va nella cornetta e questo va nella nostra vasetta. Qua andiamo ad infilare la cornetta del telefono fisso, quindi non possiamo utilizzare un cordless. E questo cosa servirà? Servirà a permetterci di ricevere le chiamate direttamente sul nostro auricolare, auricolare che funziona via Bluetooth. Porta per l'alimentazione e qua lo slot per il nostro cavo. Un po' di interruttorini qua sotto che andrò a studiarmi meglio poi grazie al manuale e poi nella videoprova vi spiegherò bene di cosa si tratta. Finiamo l'unboxing e vediamo questa piccola scatolina cosa troviamo. Interessante l'accessorio che ci va a sorreggere la cornetta del telefono quando decideremo di utilizzare il nostro auricolare. Si alza e potremo rispondere direttamente dall'auricolare, appunto, manualistica ancora e alcuni altri piccoli accessori che comunque servono tutti per questa funzione. E qua invece andiamo a vedere cosa troviamo. Ah, cavo, cavetto di ricarica standard, questo per la ricarica da smartphone, anzi scusate, per ricarica da una porta classica USB, vedete, non ci servirà altro che appoggiarlo nel vano apposito e poi nella presa del computer o nel caricatore che troviamo qua sotto, caricatore normale con due accessori per le varie prese. Cosa dire? Il prodotto, ripeto, mi sembra di buona qualità, anche semplicemente questi accessori. Molto ricco, molto ricca la confezione, molto, molto interessante come accessorio. Sicuramente da provare, sicuramente da vedere la qualità del segnale, la qualità della chiamata e capire, insomma, se può essere un prodotto da promuovere o da bocciare.
Probabilmente voi non lo acquisterete in quanto privati, ma è un prodotto che si rivolge più che altro ad un'utenza business, un'utenza che dispone di un ufficio, di una redazione e che quindi ha bisogno di un doppio utilizzo, sia interno che in mobilità, perché si connette anche normalissimamente con un vostro smartphone. Non vi ho fatto vedere che ci sono anche dei gommini di ricambio per il vostro auricolare. Detto questo, direi che può essere tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima con la nostra videoprova. Ciao a tutti da Fabio di Tech Different.